Salve a tutti, ho puntato un solo whisky. Oggi ci andiamo sull'isola di Ayla, ci assaggiamo Port Charlotte del 2012, Southern Cask 01, così è siglata la latta. E a noi il Sauternes. A noi il Sauternes ci piace. Avremo il nostro ospite. Chi sarà? Chi sarà mai? Non chi lo sappiamo. Sarà? Chi sarà? Lo sapremo. A tra poco. Eccoci, squadra non solo qui sia al completo, Lorenzo Giovannetti, Arnaldo Mazzonergato, e con noi Matteo Unzueno. No, dico, le dosi le abbiamo fatte noi, anche qui mi avete impedito. No, che dobbiamo fare? Ci tengo però perché dovevo portare una bottiglia per voi e ho portato un'Aila che non è tanto roba mia, ma questo invece è tanta roba mia per Lorenzo. Che è Sauternes per Arnaldo. Ci ho pensato, che bottiglia porta loro? Io gli porto questa che loro lameranno. Mo vediamo, insomma, se tra troppo, se no vi sparo. Questo noi siamo. Nessuna infamia più grande dell'acqua. No, guardate, noi ci piace sicuro. Charlotte ci piace, Sauternes ci piace. Sì, assolutamente. Alziamo le mani. Hai sempre più ragione degli altri. Ma guarda, quello sempre. E andiamo a vedere che ci dice Arnaldo. Tu penso che lo conosci, perché insomma la bottiglia non si vede, allora, ma è meno della metà. Capisco perché, insomma, è roba sua. L'ho aperta prima, perché appena aperta è stato molto deludente in realtà. Ci è voluto qualche mese per farlo aprire e per mostrare un pochino le potenzialità del malto. E ditemi voi, io guarda, aspetto voi per parlare. Allora, io dalla poca potenza della torba non ti avrei mai detto Port Charlotte. Io credo che sia molto equilibrato, è molto rotondo, e capisco anche che a buon Matteo non piacciono queste sensazioni troppo di gomma, di risolvenza, insomma troppo chimiche. Però polvere da sparo. E qui dentro la torba, cioè non ci sono, se ci sono lievi e molto, molto ben integrati in tutto il resto. Filo di fumo, nota di muffa. Sì, è vero. Sì. Siamo meno sul vegetale, più sulla legna, sulla legna, sì, sul camino, anche proprio polvere da sparo. Polvere da sparo, assolutamente sì. Sì. Polvere da sparo e sale. Sì, una cosa mia. Bel sale. Sale. Che pancetta. Pancetta, vero? Zio whisky a gamba tesa, questo è delle puntate per i 4.000 followers. Che però pancetta fresca, facciamo attenzione. Non quella attenzione. Stagionata, affumicata. Sì, cioè, c'è una nota carnosa leggermente, sì, forse. Dico anche la salsa barbecue, anche se poi è molto 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 lieve come sensazione. Però vedi, molto più gentile di altri Port Charlotte provati. Ok, questo è un castrente, quanti gradi 55 fa? 55,2. Mai dati 55,2. No, è vero, l'acqua è tenuta molto bene, sì. Mamma mia. Avevo portato roba di un certo livello, cioè. Lui è gente di un certo livello. Mica c'ha la pistola di codice, lui è quella gialla. Lui è quello. Sta mancando di rispetto. No, apposta, dico, c'ha la pistola, me la meglio, figurati. Quella verde era quella... No, ce l'hanno tutti, guarda. Lui è quello di un certo livello. Ma quello è il locale di un amico, c'è pubblicità online. È quello. La risposta è dentro di te. Però è sbagliato. Bello, si fa odorare veramente, sì, tanto. Sì, sì. Poi secondo me poi alla fine. Ecco, ci sono dei whisky che diventano assolutamente migliori rimanendo aperti, prendendo aria, sì. Specialmente quando si tratta di torba. Di sensazioni forti, più sono nella bottiglia, magari più nel corso del tempo diventano interessanti. L'ho aperto a luglio, mi sembra, sì. Un paio di mesi fa. Perché l'ho aperto con lui ed eravamo rimasti un po' delusi all'inizio. Per cui un mese. Quindi se la situazione è buona, ce l'ha. Sì. Allora, in bocca... Aspetta, fa assaggiare il proprio Lorenzo, solo condizionare. Assaggiarlo. In bocca il Sauternes si sente, cosa che prima invece ho fatto era abbastanza anonimo e nascosto, ma si sentono pure 55 gradi, non arrivano 55, io ne avrei dati magari 49-50, però no, si sente che si sente un whisky comunque potente, però non lascia quella secchezza per la bocca alcolica,
È molto dolce sull'imbocco. Beh, te l'asciuga la bocca, ma non... Già, poi la sensazione di alcol sgradevole va via subito, quindi in realtà poi si apre a tutta una serie di sensazioni. Molto più sul agrume? Sì, è molto buono. Vira sull'agrume? Sì, è molto buono perché non... In realtà quella sensazione di torba non è così spiccata. Mi piace questo Sauternes che fa da lega il tutto. E come dici tu, San Fernando, sì, l'agrume, io la sensazione che ho avuto inizialmente è stata una nota di vaniglia, crema catalana, bravo, sì, anche vedo c'è crema catalana, sì, vaniglia, crema, cioè, però la ressa è il gusto dell'oro sopra del malto, quello là di che sempre così, hanno veramente un malto, ci hanno costruito sopra la propria azienda, loro fanno questo finish in Sauternes e il Sauternes diventa un legante, quindi è bello perché si alterna, tu senti prima questa nota dolce e poi finisce sul fumo, cioè, sì, alla sì. fine ti lascia la bocca un po' cenerosa, un po' fumosa, sì, il camino spento. Che però a questo punto, per come ragiono io, è splendido, perché è una torba che accompagna il gusto di whisky, non copre, non è cafona, non è preponderante, non è la prima cosa che senti, è l'ultima, in fondo, ed è veramente un whisky armonico, io l'ho adorato per questo, e Port Charlotte comunque fa della roba veramente molto bilanciata, da quel che penso io. Però guarda, ma... scusami Matteo, però la gommosa, cioè... Leggera, però c'è un po' di gomma. Mi prendo due secondi per pensarci. Perché intanto mi dico che il secondo sorso, cioè, invece ti arriva l'alcol in modo più persistente, un po' più fastidioso. Questo il secondo sorso carica un po' i sapori, ma carica anche l'alcol e lo rende purtroppo persistente questa sensazione di... Comunque che non viene. Proviamo con un po' d'acqua. Premo con l'acqua. Eccolo là. Ha fatto. Vai, anche a me grazie. Qua forse è poca, no? Metti. No, basta. Che non è proprio difficile misurare le gocce con le No, questo è difficile. Fa bello effetto, è bello scenicamente, però sì, è un po' impreciso. Come fai a non fare una puntata con la pistoletta? La lascio e non è acqua, anzi è sì. È pistola. Anzi sì. Perché a Milano verrebbe presa male questa cosa. Però capisco poi alla fine Matteo quando dice insomma la sensazione gommosa, perché questa sensazione gommosa è vero che c'è, però non viene subito fuori, è una cosa molto nascosta. Meno gommista e più guarnizione alla caffettiera. Sì, è vero, più tendenzialmente caffè e cioccolato probabilmente. Ah, senti con l'acqua che bello. Ah, con l'acqua, cavolo. È impassito dopo affumicato. Bello, sì, perché esce un po' più la nota vinosa, la torba è ancora più leggera, l'alcol è tendente a zero, vediamo in bocca se anche l'acqua è riuscita a calmarlo un attimo. Mi dice che non sente l'anice, Vito. Sbrigati, senti l'anice, sbrigati. No, può essere tu che sei, tu che qual è l'acqua, perché c'è una nota particolare che mi ricorda l'anice, ma poi effettivamente... La noce di china. Io faccio il nocino e la china potrebbe ricordare, okay. Che sarebbe una parte un legno aromatico sostanzialmente. Ah, ok, vedi, la noce di china. Noce. E con l'acqua, devo dire, si tranquillizza molto, arriva giusto leggero, un po' si sente sulla gola, ma sparisce subito. Sì. E vi apre a tutti questi sentori vinosi, torba, agrumi ancora, burro salato. Mannaggia, quando succedono queste cose, guarda, mi vado... Che non te le ricordi? C'è una sensazione ben precisa. E che c'hai metà. Andiamo avanti. Settimana prossima, quando te lo ricordi, mi scrivi. Oh, mi sono ricordato! Sotto l'impressione. Sul commento. Bello, con l'acqua, secondo me, è nettamente superiore. A mio gusto, poi ognuno ha il suo, ovviamente. C'è da dire che con l'acqua è un po' più tannico, un po' più astringente. Aspro quasi. Con l'acqua mi ricorda anche un pochino il limone. Sì, assolutamente. L'arancia di prima diventa limone. Forse se proprio volessimo fare una cosa, forse un po' lime. Forse un po' lime. Però il concetto è che diventa astringente come un po' l'agrume. Ed è bello perché mi ricorda tanto il Sauternes. Sì. Mi ricorda tanto. Cioè, sì. Comunque è qualcosa di invasivo, cioè fare un invecchiamento, un finish anche soltanto in Sauternes è tosta, perché se ti sbagli un attimo prevalica tutto. Qui invece è ben sposato, resta tanto il malto, resta tanto il fumo alla fine, eppure sto Sauternes è veramente presente. Sì, sì, però è tutto ben... sono tanti spigoli allo stesso livello e quindi
ti arriva sta botta di tutto e... Sì, però guarda, ti dico la verità, lo trovo anche sotto certi punti elegante questo whisky, perché non i spigoli di cui tu parli non sono proprio, cioè sono ma sono quasi tutti livellati allo stesso sì, sono tanti spigoli più scalino, più tipo sulla scalina spigoli, cioè tipo salire una scala secondo me, cioè c'hai a volte ti arriva la torba, a volte arriva il soterra, a volte ti arriva il grone, hai veramente ragione lui, e io ho detto ma invitiamo Matteo Anzuino a fare una puntata, perché cioccolato al latte. Cioccolata, osa un cioccolato al latte al naso. Tu che dici, Vito? Cristian, tu che dici? Sì. La cioccolata sul fondente, quella aromatizzata al caffè, dai. Secondo me pure. No, io dico a 40 gradi. 60 gradi, 60%. Cos'è che mi sembra? Il Nesquik, ha detto. Così lo Nesquik, così lo Nesquik, fa male, basta. No, ragazzi. Io sono il Nesquik. Bravo, anche sì, ginseng, bravo. Però bravo, ginseng. Sì, più che ogni due che te l'appoggiano il ginseng. Attenzione, me l'appoggiate in troppi qua. Ginseng sì, bravo. Che spingono poi. Cioè se c'è resta. Buono. Però sono contento che vi è piaciuto, perché veramente è ragionato. For Charlotte, sono ginseng che è la prima volta. No, c'è un For Charlotte non buono. Di quelli che, allora, sono rimasto un po' deluso, ne parlavo col zio proprio, degli Odor of Cask. Mi hanno un pochettino deluso. Cioè non erano cattivi, erano ottimi whisky comunque, ma un pochettino mi hanno deluso. Ma perché tu ti aspetti da un prodotto molto alto, sempre quel livello, come io ho detto nell'altra puntata del Kilcoman Longhorn, che c'è stata una versione, un periodo della 2019, che era un po' più sotto di livello, ma come è successo alla Cavolin 12 anni fa. Vabbè, succede. Alla fine anche loro vanno sempre diverse. Qui in questo caso sono proprio prodotti diversi, però ecco, da deluso, ma magari da 7,5. Però dopo una 8, che succede? Che... Cioè non è da 9, non è da 9,5, non è da 8. Può essere. Per tutti che avete la defaianza alle 3 di notte, dopo una serata complicata, può succedere. A chi no, a chi sì. Ragazzi, bevete poco o bevete bene? L'ho fregata. Ciao, alla prossima. Gunslinger, Deathbringer, in your black.